I ghiacciai si stanno ritirando. Da circa un secolo e mezzo, la superficie dei ghiacciai alpini si è ridotta di circa la metà. Per quanto riguarda i ghiacciai italiani, attualmente presentano una superficie totale di circa 370 km² a sfavore dei 500 km² degli anni 60. Se l'andamento climatico non avrà una svolta, si ritiene che la maggior parte dei ghiacciai alpini si estingueranno entro la fine del secolo. I cartelli sul sentiero indicano dove si trovava il ghiacciaio nei vari anni. Come si può notare, ora il ghiacciaio si può vedere solo in lontananza, mentre solo pochi anni fa era possibile toccarlo. Apparentemente, quello che ci circonda sembrerebbe tutta roccia, ma grazie alla telecamera termica è possibile constatare che in realtà si tratta in parte di ghiaccio coperto da detriti. Prima ancora di scendere sul campo, all'Università Statale di Milano abbiamo studiato la fusione dei ghiacciai lombardi sulla carta. Abbiamo tracciato i confini dei ghiacciai di diversi anni. Alcuni si sono ristretti, altri si sono allargati, alcuni sono scomparsi, altri sono apparsi. Gli apparenti effetti positivi sono dovuti al fatto che i ghiacciai, fondendosi, hanno aumentato la propria superficie, ma diminuito il volume. Mentre delle porzioni di altri si sono separati da quello originale. Un esempio significativo è quello del ghiacciaio più grande d'Italia, l'Adamello. I dati raccolti testimoniano che, effettivamente, la portata della fusione è davvero ingente.